Oh Signore, Tu sei la mia roccia, la mia forza. Quindi io ti imploro, ti supplico di ascoltare la mia preghiera. Signore, dove sei? Ora sono così perduto, mi sento così confuso, non riesco a sentire la tua presenza. Sento di aver perso la tua guida e mi sento incapace di pascere il gregge della Chiesa. Oh Signore, mi sento davvero in debito con te. I fratelli e le sorelle non ricevono più alcun nutrimento da parte mia. Sono tutti affamati e assetati e la loro fede si è raffreddata. Molti di loro si sono troppo innamorati del mondo e non frequentano più le riunioni. E io sento di non avere più la forza di sostenerli in modo adeguato. Signore, dove sei? Ti supplico di concedermi la tua grazia e di permettermi di essere forte. Oh Signore, ti supplico di ridare vita alla Chiesa. Dovresti andare a letto o ti verrà un raffreddore. Non riesco a scrivere il mio sermone. Come faccio a dormire? Se non sbaglio, hai molti libri su come tenere i sermoni. Li tengo tutti qui, ma non hanno niente di nuovo. Il mio spirito è debole, non ho più niente su cui predicare. Non dire così. Non sarà per sempre. Dopo un po' le cose miglioreranno. Ti dico la verità. Ogni volta che predico, vedo che i fratelli e le sorelle mi guardano con speranza. E quando non riesco a trovare niente da predicare, mi sento male. Loro si sforzano di ascoltare. E quando li guardo in faccia, mi sento in debito. Non riesco più a dare loro nutrimento. Forza, va a dormire. Domani devo andare in chiesa. Qualunque cosa accada, stasera devo scrivere qualcosa per il sermone. Fa come vuoi, ma riposa almeno un po'. La tua salute non è più come quella di una volta. Lo so. Vai a riposarti. Va bene, ma pensaci. Fratelli e sorelle, dovunque andiamo dobbiamo essere la luce e il sale della terra. Giusto? Sì. Senti, sta dicendo di nuovo le stesse cose. Dobbiamo onorare il nome del Signore. Dobbiamo seguire i Suoi insegnamenti. Non verrò più, non ne dobbiamo essere umili e pazienti. Vero, dobbiamo amare i nostri nemici. Siete riusciti tutti a stare al passo con lo studio biblico attuale della Chiesa? Ma certo che sì. Sì, ci siamo riusciti. È vero. Dovete leggere ogni giorno per un accurato studio della Bibbia. Le parole della Bibbia sono proprio come la manna che Dio diede agli Israeliti. Sono il nutrimento spirituale che integra la nostra forza. Come viene detto in Luca 1, versetto 37... poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Quindi, se non leggiamo la Bibbia, diventeremo affamati e assetati nei nostri spiriti e non riusciremo a essere saziati. Fratelli e sorelle, ecco perché possiamo rimanere forti ed evitare la debolezza solo se perseveriamo nella lettura della Bibbia. Sottolineo un'ultima cosa. Vi prego di andare ad Atti degli Apostoli, 1:11. Leggiamo insieme il brano. Uomini di Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Da questo versetto riusciamo a comprendere che negli ultimi giorni il Signore Gesù ci apparirà in un corpo spirituale e ci accoglierà nella casa in cielo. Giusto, sì. Quindi dobbiamo attenderlo fedelmente. Le promesse del Signore non saranno vane. Amen. È comparso Lampo da Levante. I suoi membri vanno dovunque a predicare che il Signore è già tornato nella carne. Ciò è semplicemente impossibile. Giusto. Il Signore tornerà in un corpo spirituale. Egli non si incarnerà un'altra volta. Quindi dobbiamo essere le vergini sagge ed essere costanti nella nostra fede. Amen. Dobbiamo essere sempre vigili e attendere il giorno del ritorno del Signore. Giusto. Altrimenti ci succederà quello che è scritto in Efesini 4:14. Sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Tornati a casa, leggete di più la Bibbia e pregate di più. È tutto per la funzione di oggi. Amen. Amen. Pastore Chen, i mal di testa di mio marito aumentano. Potrebbe pregare per lui. Pastore Chen, mio figlio andrà all'estero. Preghi per lui che il Signore possa benedirlo. Sorella, per cosa vuoi che preghi? Su, sentiamo. Fratelli e sorelle, alziamoci e preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo. Predica sempre sulle solite cose, non ne ricaviamo beneficio. Hai proprio ragione, ripete sempre le stesse cose, sono tutti luoghi comuni, mai niente di nuovo. Frequentare la chiesa non è di aiuto per alcun problema, diventa sempre più noioso. Se continua così entreremo nel regno dei cieli. Sorella, non dire così. Il pastore Chen non ce l'ha forse detto. Quando il Signore tornerà e rapirà le chiese, non ci lascerà indietro. Io non voglio proprio più venire. A casa ci sono tante cose da fare, i bambini. Salve, pastore Chen. Ehi! Salve. Siete ancora qui? Salve, pastore Chen. Salve. Se ne stava andando? Sì, fa freddo. Dovreste andare a casa. Arrivederci. Arrivederci, pastore Chen. Arrivederci. Sorella Gao, sei ancora qui? Pastore Chen, c'è un problema e non so se la soluzione è in armonia con la volontà di Dio. E così vorrei chiedere il suo parere. Sia ringraziato il Signore, che ci dia la sua guida. Dimmi cos'è che ti turba. In fabbrica c'è tantissimo da fare e mio marito vorrebbe che io lo aiutassi, ma così facendo non avrei più tempo per le funzioni della chiesa. Sono davvero combattuta e non so bene cosa fare. Sorella Gao, qualcuno deve svolgere quel compito alle funzioni. Qualunque cosa accada, non è in armonia con la volontà del Signore mettere da parte ciò che Lui ti ha affidato. La penso così anch'io. Tuttavia il Signore Gesù disse: «Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Vedo che mio marito va al lavoro presto e torna a casa tardi esausto. Il fatto che io non sia lì ad aiutarlo non glorificherà il nome del Signore. Sorella Gao, se la metti così, non posso dire nient'altro. Tuttavia, sei cosciente dello stato attuale della Chiesa. Ci serve il sostegno dei membri. Possa il Signore mostrare misericordia. Manderà qualcuno a ricoprire quel ruolo. Fratello Lin è sempre stato forte nella sua ricerca e ha donato molto. Non avrei mai immaginato che si sarebbe ammalato così gravemente. Non so proprio cosa stia succedendo. Perché nella nostra Chiesa succedono sempre così tante disgrazie? Preghiamo di più per fratello Lin e chiediamo al Signore di proteggerlo. Lo farò sapere a tutti e farò in modo che tutti preghino per lui. Non capisco cosa ci sia che non va nella Chiesa in questo momento. Perché la protezione del Signore non si manifesta? Questa è una prova che egli ci sta mandando. Quasi lo dimenticavo. Ieri, tornando a casa, ho incontrato fratello Liu. Mi ha detto che si sta trasferendo per lavoro. Che cosa? Fratello Liu si sta trasferendo? Già, è quello che mi ha detto. Ti ha detto il perché? Sembrava avesse molta fretta, così non gli ho chiesto altro. Se avesse del tempo lei, pastore, forse potrebbe fargli visita. Andiamo. Andiamo. Pastore Chen, sempre meno persone partecipano alle funzioni e i nostri collaboratori sono deboli. Non dovremmo cercare una soluzione? Sì, sto pregando tanto per questo, ma non ho ancora alcuna risposta. Tu hai idea di cosa fare? Se tenessimo una riunione a pranzo una volta alla settimana, fratelli e sorelle avrebbero una condivisione reciproca e così i credenti di lunga data potrebbero testimoniare. E in questo modo potrebbero incoraggiare i fratelli e le sorelle che si sentono deboli. Fratello Chen, non leggermi più le scritture. Ormai ho deciso. Fratello Liu, dovresti pensarci bene. È proprio un enorme peccato. Tu lavori per il Signore già da molti anni. Come puoi abbandonare tutto con noncuranza? Ci sono forse difficoltà nella tua vita? Fratello Chen, sarò onesto con te. Le difficoltà presenti nella mia vita sono solo una parte della decisione di trasferirmi. Ciò che ho da dire, non so se dovrei dirlo. Dimmi soltanto ciò che hai nel cuore. Anch'io predico il Vangelo, perciò non credo sia molto appropriato che sia io a dirlo. Ma ora ho bisogno di condividere i miei pensieri. Credo nel Signore da anni. Leggo la Bibbia e mi rivolgo al Signore ogni giorno, ma vivo costantemente nelle tenebre. Non riesco a sentire Dio al mio fianco. Non trovo un cammino da percorrere. Che ne sarà della mia fede? Se continuerò così, il Signore mi allontanerà e vedendo le condizioni in cui si trovano fratelli e sorelle. Fratello Liu, possiamo affidarci alle promesse del Signore. Tempo fa egli ci promise: e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Non sei tu quello che spesso predica che se siamo pazienti e attendiamo, vedremo tutti il giorno in cui il Signore ci rapirà? Sia ringraziato il Signore. Fratello Chen, posso dire tanto sulla fede, ma non si tratta di qualcosa che una persona ha solo perché desidera averla. Non ne parliamo più. So di essere molto in debito con il Signore. Pronto? Sorella Kai, sia ringraziato il Signore. Non ti vedo in chiesa da un po' ormai. Come stai? Allora, potremmo iniziare a tenere riunioni ogni venerdì a pranzo, in modo da riunirci tutti. Certo. Così potremo avere più condivisioni reciproche. D'accordo. Allora venerdì sarai dai nostri? Certo. Fantastico. A presto. Fratelli e sorelle, che il Signore vi doni pace. Pace! Sia ringraziato il Signore per averci concesso questo momento insieme. Amen! Per averci fatto riunire qui oggi e godere della grazia di Dio. Amen! E riunendoci in questo modo, possano i nostri cuori essere uniti grazie all'amore del Signore. Amen! Così come è scritto in Romani 12,5. Così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Amen. Amen! Fratelli e sorelle, siamo veramente felici di vedere qui oggi con noi molti di voi che non vedevamo in chiesa da tempo. Sia ringraziato il Signore! Sia ringraziato il Signore! Spero che in questo tipo di riunioni possiamo avere condivisione sulla vita e fornirci nutrimento e supporto reciproci. Amen. Amen. Tutti i fratelli e le sorelle che vogliono condividere possono alzarsi e rendere testimonianza della grazia e delle benedizioni concesse dal Signore. Amen. Amen. Adesso, se volete, cantiamo un inno. Cantiamo l'inno, qui ci riuniamo tutti insieme. Amen. Amen. È davvero quella di oggi, era bellissima, eravamo così uniti. Sono molto contento. Che gioia! Sì, abbiamo di farne un altro. Sì, davvero. D'ora in avanti terremo più eventi come questo. Giusto. In questo modo sempre più credenti verranno in chiesa, non credi? Sì, certo, credo anch'io. Sempre più persone. Sì. Sono stata impegnata con i preparativi per il matrimonio di mio figlio. Ho corso di continuo a destra e a manca. Ecco perché non ho partecipato alle funzioni. Mi sento in debito con il Signore. Certo. Sorella Wang, tua figlia ha un'assicurazione? No, non ce l'ha. Ma come? Dovreste sbrigarvi a farla. Bisogna avere un'assicurazione sulla vita. C'è da fidarsi? Certo che sì. Sono fratelli e sorelle in Cristo. offrono un'assistenza eccellente. Sì. Sorella, la minestra. L'hai fatto tu. Grazie mille. L'hai fatto tu. Posso prenderne un po'? Ho stipulato una polizza l'anno scorso ed è fantastica. Provala. Quando mio marito torna dal lavoro glielo chiedo. Ci sono 3 pagamenti di dividendi. Cosa ne pensi dei nostri integratori che hai provato? Dopo averne usato uno ho sentito non solo che la mia pelle era più liscia, ho anche dormito meglio. Anch'io non dormo tanto bene. Cosa ne pensate della nostra riunione a pranzo di oggi? Sia ringraziato il Signore, è stata meravigliosa. Oggi si sono fatti vivi molti fratelli e sorelle che non partecipavano più. Sì, era da tempo che non vedevo tanti fratelli e sorelle insieme. Posso davvero percepire l'amore di Dio. Con questo tipo di riunioni, coloro che sono più deboli verranno alle funzioni religiose nel giorno del Signore? Penso di sì. Ho parlato con alcuni di loro e ho chiesto di venire alle nostre funzioni. Hanno risposto che lo faranno. Ringrazio il Signore. Sì. Presto arriverà in ritardo. Sicura di non venire? Alla funzione di oggi verranno molte persone. Ho dei programmi con nostra nuora, vero? La settimana prossima. Sbrigati. Sì, forza. Vado. Il pastore ci rimarrà molto male quando vedrà che c'è così poca partecipazione. Sì, credo tu abbia ragione. Devo chiudere, a dopo. Fratelli e sorelle, che il Signore vi dia pace. Pace. Vi pregherei adesso di aprire le vostre Bibbie a Matteo 7,13. Signore Gesù, nostro amorevole Salvatore, dove sei? La tua Chiesa ormai è del tutto desolata. Il gregge è disperso e io mi sento incapace di fare alcunché. Ma so che ho un debito così grande con la tua grazia. Signore, che cosa dovrei fare? Collaboratori, è proprio tutto per la riunione di oggi. Ma se avete altre domande, chiedete pure. Anziano Quian, io avrei bisogno di chiederle una cosa. Sappiamo che il giorno del ritorno del Signore è vicino, ma i predicatori hanno difficoltà a predicare. I nostri credenti non hanno nutrimento, desiderano le cose del mondo e sempre meno partecipano alle funzioni. Che cosa possiamo fare noi di fronte a una situazione del genere? Purtroppo io credo che sia normale che questo avvenga in una chiesa. Nella Bibbia si dice che quando il Signore tornerà è perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Amen. Quindi, se ci impegniamo di più nella preghiera, e nell'essere pazienti, il Signore ci apparirà di sicuro. Non la pensa così, Pastore Chen? Anche se fosse, il mio cuore non è soddisfatto. Se si continua così, la mia comunità sarà perduta. Come i collaboratori della Chiesa, quando il Signore tornerà, come potremo renderne conto? Certo, giusto. Sì, come potremo rendere conto di tutto questo? Bisognerebbe trovare la giusta soluzione. Proprio come è scritto in Apocalisse 3:15-16. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Se si verifica questo, non rischiamo forse di essere cacciati via dal Signore? Già. È vero. Potrebbe essere. Se continuiamo così, che faremo se ci caccerà? Sì. Che faremo? Non ne ho idea. Pastore Chen, il Signore è fedele e affidabile. Dobbiamo avere sempre fede in Lui e non avere dubbi. Riguardo alla situazione attuale delle chiese, in realtà è proprio il Signore che mette alla prova la nostra fede. Amen. Ha perfettamente ragione. Anch'io la penso così. È il Signore che ci mette alla prova. Il Signore potrebbe mai veramente voltarci le spalle? Oh Signore, perché la mia Chiesa è così desolata? Che cosa dovremmo fare? Signore, non ho alcun posto dove andare. Ehi, fratello Wang. Sì? Questa è una tua foto al seminario? Sì. È un meraviglioso ricordo. Il tempo passa veloce per tutti. Sì. 10 anni sono trascorsi presto. Alcuni di loro sono già passati a miglior vita e altri hanno finito per darsi agli affari. E chi è questo fratello? Lui è Chen Peng. Dopo aver finito il seminario è diventato pastore di una chiesa domestica. Non siamo più molto in contatto ultimamente. Fratello Chen è un uomo integro, un predicatore di talento e un ricercatore pieno di entusiasmo. Non so se qualcuno abbia mai condiviso il Vangelo di Dio degli ultimi giorni con lui. Fratello Wang, puoi contattarlo adesso? Certo che posso. Meraviglioso. Potrei invitarlo a venire qui a trovarci. Oh, certo, sarebbe bello. Se portassimo questi ricercatori davanti a Dio, il suo cuore ne trarrebbe un tale conforto. Sì, è vero. Se una delle pecore di Dio ascolterà la sua voce. Sì. Sì, pronto. Pronto? Chen Peng. Sono Wang Zong. Oh, Wang Zong. Come vanno le cose? È difficile da spiegare. Sia ringraziato il Signore. Spero davvero che guadagnerai qualcosa da questo viaggio. Che il Signore mi dia la sua guida. Sei pronta anche tu alla condivisione? Sorella Fang, come vanno le cose nella tua chiesa? Non sta andando molto bene. Molti credenti si sono raffreddati nella fede. Sì. Ho sentito che la tua chiesa sta tentando riunioni a pranzo. Come sta andando? Beh, sembra funzionare. Molte persone vengono al pranzo, ma pochissimi frequentano le funzioni. Sì, perché davvero, dappertutto succede ecco lo stesso. Voi. Vi ho portato un po' di frutta. Grazie. Fate come foste a casa vostra. Prendete. Disturbarti. Grazie. La nostra chiesa sta attraversando Sorella Yang, ho sentito che il pastore Wang ha invitato collaboratori di varie zone. È vero. Grazie. Ecco Sorella Fang. Ehi, dove è andato il pastore Wang? È andato a prendere un amico. Eccolo. Sorella Yang. Il pastore Chen è arrivato. Oh, salve pastore Chen, ben arrivato. Buongiorno. Fratello Cao, sorella Fang, già, anche voi qui. Sì, nell'ultima riunione non sono stati affrontati i problemi delle nostre chiese, così siamo venuti tutti su suo invito. Bene. Prego, sedetevi. Sedetevi. Sì, prego, dove volete. Fratello Wang. Sì? Hai un'idea per gestire il problema della desolazione nella chiesa? Per favore, condividi con noi. Sì. Che idea potrei avere? Per me è lo stesso che per voi. Anche per noi è così. Però io ho invitato delle predicatrici. E ciò che esse hanno da condividere non solo può risolvere i nostri problemi, può rafforzare la nostra fede. Ah! Si è ringraziato il Signore. Fantastico. Si è ringraziato il Signore. È meraviglioso. Che bello essere qui, vero? Bello essere qui. Buongiorno. Vedrete che sì, sarà molto interessante. Buongiorno. Buongiorno. Pace a tutti voi. Pace. Pace. Prima di tutto vorrei presentare sorella Li a tutti voi. Ha predicato sotto la direzione di mio padre per molti anni e ha una ricca esperienza spirituale. I suoi sermoni ci saranno di grande aiuto per risolvere i nostri problemi di desolazione nelle chiese. Con lei ci sono sorella Zhou e sorella Wu. Da molto predicano insieme a sorella Li. Hanno diffuso il Vangelo per molti anni. E le loro parole sono molto edificanti. Lui è il pastore Chen, un importante leader di una chiesa locale. Penso che tutti ne abbiate sentito parlare. Per cui non ho bisogno di dire altro sul suo conto. Accanto a lui c'è fratello Cao. Conoscete abbastanza anche lui. Ora ci conosciamo proprio tutti. E io... non ho più bisogno di dire altro. Pastore Chen predica il Vangelo da molti anni e conosce la Bibbia. Tra tutti noi è quello più informato. Condivida con noi i suoi pensieri. Analizziamo la questione insieme. Sono in debito con il Signore. Sono un po' sconcertato da questo problema da un bel pezzo. Molti credenti si sono raffreddati nella fede e non partecipano più. È il problema principale della nostra Chiesa. Abbiamo fatto dei tentativi per far sì che i membri partecipassero alle funzioni e abbiamo tenuto alcune attività nella Chiesa. Ma la maggioranza dei membri in realtà viene soltanto per socializzare. Non viene per adorare il Signore. In questo momento non ho la minima idea di come rivitalizzare la Chiesa. Sì. Sono in debito con il Signore. Oggi sembra che i credenti vedano i luoghi di riunione come un libero mercato, un posto in cui stringere amicizie. Si allontanano sempre più dal Signore. Non riesco proprio a capire cosa stia succedendo. Qual è veramente la volontà del Signore? Come possiamo saperlo anche noi? Stiamo subendo la stessa situazione. Sì, certo. Esatto. Qualcuno sa forse che cosa stia causando tutto ciò? Riguardo alla desolazione nelle nostre chiese, dobbiamo senz'altro cercare la verità in proposito. Se guardiamo all'Antico Testamento, verso la fine dell'età della legge, anche il Tempio, che in origine era stato pieno della gloria di Yahweh Dio, era diventato desolato. A quel tempo, le persone comuni non seguivano più la legge e i sacerdoti offrivano dei sacrifici pietosi. Il Tempio divenne un luogo per condurre affari e una tana di ladri. Che cosa aveva provocato tutto questo? Immagino ci fossero parecchi motivi. Ti prego, sorella Li, di continuare la tua condivisione. Sia ringraziato Dio. Il motivo principale della desolazione del Tempio era che l'opera di Dio aveva continuato a svilupparsi egli si era allontanato dal Tempio, iniziando la sua opera di redenzione. Quindi, nell'età della legge, lo Spirito Santo non sosteneva più l'opera del Tempio, sosteneva l'opera di redenzione del Signore Gesù. A quel tempo, se le persone non cercavano Dio e non si tenevano al passo con la nuova opera, non avevano più Dio al loro fianco e non ottenevano più il suo nutrimento. Divennero ogni giorno sempre più corrotte e persero la loro riverenza per Dio. Ecco, come il Tempio divenne un luogo di commercio per le persone e una tana di ladri. Ecco perché il Tempio subì la desolazione nell'ultima parte dell'età della legge. Ora possiamo dire di aver capito. Allora è questo che è successo. Che non ci abbiamo mai pensato. Sorella, dici il motivo dell'attuale desolazione che c'è nelle nostre chiese. Pastore Chen, per rispondere a questa domanda consultiamo le scritture. Leggiamo Amos 4, 6, 7. E io dal canto mio v'ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città. V'ho fatto mancare il pane in tutte le vostre dimore, ma voi non siete tornati a me, dice Yahweh. E v'ho pure rifiutato la pioggia, quando mancavano ancora 3 mesi alla mietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città. Una parte di campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è seccata. I 3 mesi alla mietitura citati qui, quando Dio interrompe le piogge e la mietitura, a quale periodo si riferiscono? All'autunno, naturalmente. Sono sicura che sappiamo tutti che il Signore Gesù ha compiuto l'opera della semina. Perciò il tempo della mietitura, senza dubbio, si riferisce all'opera compiuta da Dio al suo ritorno negli ultimi giorni. Non credete anche voi? Dovremmo leggere di più. Sono ottime riflessioni queste. Sono sicura che adesso ci forniranno spiegazioni più dettagliate. Leggiamo ancora. Yahweh Dio disse: e v'ho pure rifiutato la pioggia, quando mancavano ancora 3 mesi alla mietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città. All'arrivo del tempo della mietitura, cioè negli ultimi giorni, lo Spirito Santo interromperà la sua opera nelle chiese dell'età della grazia e inizierà l'opera della mietitura. Ecco perché le chiese carenti dell'opera dello Spirito Santo sono desolate e aride. Così possiamo affermare che oggi Dio ha proprio compiuto l'opera della nuova età, sulla base dell'opera di redenzione dell'età della grazia compiuta dal Signore Gesù. Ciò adempie quello che è scritto in Giovanni 4. 37. L'uno semina e l'altro miete. Dio si è già incarnato negli ultimi giorni e sta compiendo la sua opera di mietitura. Che cosa? Stai dicendo che Dio è tornato nella carne? Allora tu stai con il lampo da Levante! È vero! Sei del lampo da Levante! Basta così allora! Ma cosa sta facendo? Non è possibile! Per quanto bene parli, non ti ascolteremo! Pastore Chen, guardi! Fratello Wang, non avrei mai pensato che avresti accettato il lampo da Levante. E vuoi che ci crediamo anche noi? Devi essere davvero disorientato. Su, andiamo! Fratelli e sorelle, non ascoltate! Predicano il lampo da Levante. Collaboratori, vi prego di calmarvi e di ascoltarmi. La desolazione delle chiese è una brutta condizione che ci preoccupa da anni. E oggi queste sorelle hanno davvero scoperto la radice del problema. Non è forse un'ottima cosa servirci di questa occasione per esaminarlo al meglio? Negli ultimi anni abbiamo continuato a condannare il lampo da Levante, ma più noi lo condanniamo, ancor più piene di vita diventano le loro chiese, mentre le nostre chiese diventano sempre più desolate. Potete davvero affermare che non vale nemmeno la pena rifletterci? Collaboratori, visto che oggi ci siamo riuniti qui, esaminiamo tutto con attenzione e chiariamo la questione, Arriverà il momento in cui dovremo rendere conto delle nostre greggi. Se non ricerchiamo o investighiamo questo problema e non facciamo altro che evitarlo, che succederà se davvero si tratta dell'opera di Dio? Non diventeremo forse persone che resistono a Dio e lo condannano? La nostra fede in Dio non sarà tutta vana? Fratello Chen, che ne pensi? Pastore Chen, fratello Cao, collaboratori, vorrei che mi ascoltaste un attimo. Il pastore Wang serve il Signore da molti anni, quindi come potrebbe farsi ingannare? Ascoltiamo ciò che hanno da dire e scopriamo ciò che sta succedendo. Se il pastore Wang è stato sul serio ingannato, noi non possiamo restare in silenzio a guardare. Che cosa ne dite allora? L'unica cosa che possiamo fare è ascoltare, sorelle. D'accordo. Potete sedervi tutti. Si è ringraziato il Signore. Possa Egli guidarci. Sono curioso di capire bene quale tattica voi membri del Lampo da Levante intendete usare oggi per convincerci. Ascoltiamo. Voglio sentire. Adesso dobbiamo sentire cosa hanno da dire. Sì, ascoltiamo così. Sì, voglio sentirci. Guarda, si stanno sedendo tutti. Fratelli e sorelle, serviamo tutti il Signore da molti anni. In passato avevo lo stesso vostro atteggiamento verso il Lampo da Levante. E questo lo sapete tutti. Ma di recente, ascoltando le loro condivisioni, ho avuto modo di cambiare parere. Ho deciso di invitarvi oggi solo dopo essermi assicurato di aver pregato tanto e fatto molte ricerche. Quindi spero vivamente che riuscirete a guadagnare molto dalla loro condivisione. Sì, dovete parlare liberamente. Se avete domande o opinioni, potete condividerle con noi e le esamineremo. Esatto. Vorremmo che voi, fratelli e sorelle, investigaste e analizzaste per scoprire se l'opera di Dio Onnipotente è la vera via. Potete farci qualsiasi domanda che vi venga ora in mente. Sì. Se investighiamo in modo sincero, sarà possibile risolvere ogni questione. Sono decenni che credo nel Signore e ho letto la Bibbia dozzine di volte. Finora non mi era mai capitato di sentire che il Signore Gesù si fosse incarnato di nuovo. Così facendo, non vi sembra di tradire chiaramente la Bibbia? Adesso voglio proprio sentire in che modo travisate la Bibbia. Esatto. Avete appena detto che il Signore Gesù si è incarnato ed è tornato. Non è possibile! Perché egli non ha mai detto che si sarebbe di nuovo fatto carne. Non c'è fondamento biblico in questo. Ha ragione. Non potete continuare a parlare a vanvera. Fratelli e sorelle, per quanto riguarda il Signore Gesù che si incarna di nuovo e viene a operare, non solo è profetizzato nella Bibbia, ma esistono diversi versetti sull'argomento. Com'è possibile? Noi tutti sappiamo che Dio è saggio e che tutte le sue profezie sono velate, non possono essere troppo dirette e non dovremmo interpretarle col nostro pensiero. Solo quando una cosa è stata adempiuta da Dio possiamo capirla. Come fu scritto nell'Antico Testamento, ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. Ecco perché i capi sacerdoti, gli scribi e i farisei non credettero nel Signore Gesù, non lo accettarono. Anzi, gli resistettero e lo condannarono, perché aveva una madre e un padre, quindi non sembrava che fosse nato da una vergine, e perché non era stato chiamato Emanuele, il che non si accorda con l'interpretazione letterale della profezia. Quindi, se dobbiamo accogliere il ritorno del Signore, non possiamo giudicare e definire Dio sulla base del significato letterale delle profezie. Altrimenti faremmo lo stesso errore dei farisei. Chi non capisce questa dottrina? Tutti noi qui serviamo il Signore da molti anni e abbiamo letto la Bibbia innumerevoli volte. Non venite più qui a ingannarci. Sì. Dite che Dio è venuto nella carne, ma non avete alcuna prova, quindi le vostre parole sono inutili. Smettetela di prenderci in giro. Fratelli e sorelle, tramite ciò che è stato compiuto da Dio incarnato degli ultimi giorni, tutte le profezie della Bibbia ci sono state svelate. Vi pregherei ora di leggere insieme Luca 17, 24, 25. Sì, sì. Leggiamo. Perché com'è il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuol dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. In questo passo la scrittura dice: così sarà il figliuol dell'uomo nel suo giorno. Figliuol dell'uomo è un riferimento a un uomo nato da esseri umani e fatto di carne e sangue, non a uno spirito. Se dovesse venire lo spirito di Dio, non sarebbe il figliuol dell'uomo. Uno spirito non ha forma o aspetto e non può essere visto o tantomeno toccato. Quindi la discesa del figliol dell'uomo si riferisce a Dio che ancora una volta si fa carne. Se fosse il corpo spirituale risorto del Signore non si parlerebbe del figliol dell'uomo. Inoltre, solo perché Dio si è fatto carne ed è venuto sulla terra, si dice che bisogna che soffra molte cose o sia reietto da questa generazione. Se fosse il corpo spirituale non ci sarebbe sofferenza e nessuno oserebbe rifiutarlo. Il ritorno di Dio negli ultimi giorni avviene perché Egli si manifesti all'umanità sotto forma di figliuol dell'uomo, perché si manifesti all'umanità nella carne. Ciò si riferisce al Signore Gesù, perché quando il Signore ritornerà sarà in un corpo di gloria ed Egli non potrà più soffrire. È vero! State travisando la Bibbia. Questo passo si riferisce al Signore Gesù che soffre e viene rifiutato. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, leggiamo insieme un altro versetto. Andiamo a Luca 9:22. Bisogna che il figliuol dell'uomo soffra molte cose e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Chiaramente questo passo descrive la prima incarnazione del Signore Gesù. Egli fu rifiutato dai capi sacerdoti, dagli anziani e dagli scribi e soffrì enormemente. Fu anche inchiodato alla croce. Ma Luca 17, 24, 25 dice: ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. Qui il Signore Gesù stava profetizzando qualcosa che sarebbe accaduto quando sarebbe tornato. Non stava parlando delle sofferenze che subì durante la sua prima incarnazione. Ciò dimostra che quando il Signore sarebbe tornato, lo avrebbe fatto nella carne. Se il Signore Gesù si manifestasse nel suo corpo spirituale risorto, egli di sicuro non soffrirebbe molte cose o non sarebbe reietto da questa generazione. Questo non sembra anche a voi? Sia ringraziato il Signore, avete spiegato in modo chiaro. Sì, incontro molto interessante. Anche noi siamo essere salvati. Questa profezia c'è davvero nella Bibbia. Perché non l'avevamo mai notata prima d'ora? Sì. E se il Signore venisse davvero nella carne? Non è possibile! Il Signore Gesù tornerà nel modo in cui se ne andò. Come potrebbe venire di nuovo nella carne? Il pastore Chen ha ragione. Non è possibile che egli torni nella carne. Non ci crediamo. Amen. Amen. La verità è che il Signore Gesù ci promise che sarebbe ritornato, promessa che fu pronunciata dal Signore Gesù stesso, non dallo Spirito. Poiché ciò uscì proprio dalla bocca del Signore Gesù, naturalmente il suo ritorno sarebbe stato nella carne, perché il Signore Gesù era proprio Dio incarnato. Sappiamo tutti che lo Spirito Santo non disse che se ne sarebbe andato e non disse che avrebbe dovuto tornare. Quindi la sua venuta è impossibile. Se lo Spirito avesse detto che sarebbe venuto, Allora si sarebbe trattato sicuramente dello spirito. Ma qui è il Signore Gesù nella carne che disse che sarebbe tornato, non lo spirito. Quindi il ritorno di Dio negli ultimi giorni non può che essere nella carne. Per noi il Signore tornerà come spirito. Non accettiamo l'idea del suo ritorno nella carne. Ciò che stanno affermando in realtà sembra vero. Il Signore Gesù profetizzò che sarebbe tornato. Lo spirito non lo disse mai. E come può essere? Esatto. Noi siamo d'accordo con il pastore Chen. Questo è quello che disse il Signore Gesù. Sì, prima ascoltiamo qualcos'altro. Fratelli e sorelle, nella Bibbia c'è una profezia che dice che il Signore sarebbe tornato come un ladro. Ciò si riferisce a Dio che si sarebbe fatto carne. Vorrei chiedervi, quando il Signore Gesù venne nell'età della grazia, qualcuno sapeva che egli era Dio? Nessuno lo sapeva. Per quanto avesse parlato, per quante opere avesse svolto e per quanti miracoli avesse compiuto, la gente di quel tempo non lo aveva riconosciuto. E nessuno sapeva che egli fosse Dio. E questo come possiamo provarlo? Andiamo a leggere insieme. Matteo 16, 13-17. Il Signore Gesù chiese ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliuol dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente. E Gesù replicandogli disse: tu sei beato, Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Da ciò capiamo che quando Dio nella carne cammina in mezzo agli uomini, senza l'ispirazione dello Spirito Santo nessuno può riconoscerlo, nemmeno i seguaci di Dio stesso. La frase «io vengo come un ladro» dal libro dell'Apocalisse si riferisce a Dio che viene nella carne negli ultimi giorni. Non è possibile, giusto? Hai appena detto che Dio si incarnerà per venire e operare? Non vedo che bisogno ce ne sia. Dio opera tramite lo Spirito. È vero. In principio, Yahweh Dio non compì la sua opera sotto forma di Spirito. Dio può operare nello stesso modo negli ultimi giorni. Non ha bisogno di incarnarsi. Amen. Vi pregherei di non usare le vostre assurde parole per ingannare le persone. Yahweh Dio nell'Antico Testamento era lo Spirito all'opera, e negli ultimi giorni Dio verrà in forma di Spirito. Ciò che state dicendo qui oggi non concorda con la Bibbia. Amen. Amen. Sorelle, leggiamo qui che cosa dice la Bibbia. Sì, in questo punto. Fratelli e sorelle, vi assicuro che all'inizio mi sentivo davvero come vi sentite voi adesso. Ma dobbiamo capire una cosa. Il fatto che Dio operi tramite lo Spirito o venga a operare nella carne non è stabilito da nessun uomo. È stabilito da Lui stesso. Qualsiasi cosa scelga per la sua opera è determinata dai requisiti della sua opera e dai bisogni dell'umanità corrotta. Dio saprà senza alcun dubbio scegliere il metodo che è più vantaggioso per la sua opera e per la salvezza dell'umanità corrotta. Ci sono tre fasi dell'opera di Dio per salvare l'umanità. Sapete che nell'età della legge egli operò tramite lo Spirito. Nell'età della grazia e nell'età del regno, tutta la sua opera viene compiuta tramite la sua forma nella carne. Quindi, perché le ultime due fasi dell'opera sono compiute tramite la carne? Ecco un brano delle parole di Dio. Dio Onnipotente dice: sentiamo cosa dicono. Queste due fasi dell'opera di Dio vengono da Lui svolte nella sua identità incarnata, poiché sono troppo importanti per l'intera opera di gestione. Si potrebbe quasi dire che, senza l'opera delle due incarnazioni di Dio, tutta l'opera di gestione sarebbe arrivata a un punto morto e l'opera della salvezza del genere umano non sarebbe stata altro che un vuoto discorso. Se quest'opera sia importante o meno dipende dai bisogni del genere umano, dalla realtà della sua depravazione. dalla gravità della disobbedienza di Satana e dal suo disturbo dell'opera. Il giusto, cioè colui che è all'altezza del compito, è stabilito in base alla natura della propria opera e all'importanza di quest'opera. C'è un significato e un fondamento in ogni fase dell'opera. Non sono fantasie infondate, né sono realizzate in modo arbitrario. Vi è una certa saggezza in esse. Questa è la verità dietro tutta l'opera di Dio. Il modo in cui Dio opera in ogni età è basato sui bisogni dell'umanità ed è determinato dall'importanza e dalla natura dell'opera. Tutti sappiamo che Yahweh Dio operò tramite lo Spirito nell'età della legge, perché egli compì l'opera di promulgazione della legge guidando la vita dell'umanità appena creata sulla terra. A quel tempo non esisteva il cambiamento dell'indole della vita dell'umanità, quindi Yahweh Dio operò tramite lo Spirito. Nell'età della grazia, Dio completò l'opera di redenzione. Il Signore Gesù fu crocifisso per l'umanità, in un corpo esente dal peccato, come sacrificio per il peccato dell'uomo. Se si fosse trattato dello Spirito, non ci sarebbe stato modo di inchiodarlo alla croce. Ecco perché, nell'età della grazia, Dio scelse di venire a compiere la sua opera nella carne. Dio Onnipotente dice: proprio come nella prima incarnazione, solo la carne di Dio incarnato poté redimere l'uomo attraverso la sua crocifissione, mentre non fu possibile per lo Spirito di Dio essere crocifisso come sacrificio per il peccato per l'uomo. Dio poté farsi direttamente carne per fungere da sacrificio per il peccato per l'uomo, ma l'uomo non poté ascendere direttamente al cielo per prendere il sacrificio per il peccato che Dio aveva preparato per lui. Perciò Dio doveva fare la spola tra il cielo e la terra. Anziché lasciare che l'uomo ascendesse al cielo per prendere questa salvezza, perché l'uomo era caduto e non poteva ascendere al cielo, né tantomeno ottenere il sacrificio per il peccato. Pertanto, fu necessario che Gesù venisse tra gli uomini e svolgesse di persona l'opera che non poteva semplicemente essere adempiuta dall'uomo. Ogni volta che Dio si fece carne, ciò era assolutamente necessario. Se qualche fase dell'opera avesse potuto essere compiuta direttamente dallo Spirito di Dio, egli non avrebbe tollerato le umiliazioni di farsi carne. Dalle parole di Dio Onnipotente possiamo comprendere che ogni volta che Dio viene a operare nella carne, questo è un requisito della sua opera, serve a consentire alle persone di guadagnare la sua salvezza. La venuta di Dio per operare nella carne negli ultimi giorni è basata interamente sui bisogni dell'umanità corrotta e sul piano di gestione di Dio. Dio Onnipotente dice: quest'opera, se non venisse compiuta attraverso l'incarnazione, non raggiungerebbe dunque il minimo risultato e non sarebbe in grado di salvare pienamente i peccatori. Se Dio non si fa carne, rimane lo Spirito invisibile e intangibile all'uomo. L'uomo è una creatura di carne e l'uomo e Dio appartengono a due mondi diversi e sono diversi per natura. Lo Spirito di Dio è incompatibile con l'uomo di carne e tra loro non può stabilirsi alcun rapporto. Inoltre, l'uomo non può diventare uno spirito. Dunque, lo Spirito di Dio deve diventare una delle creature e adempiere la sua opera originaria. Dio può sia ascendere al luogo più alto, sia umiliarsi diventando un uomo del creato, compiendo l'opera e vivendo tra gli uomini. Ma l'uomo non può ascendere al luogo più alto e diventare uno spirito, né tantomeno può scendere nel luogo più basso. Pertanto, Dio deve farsi carne per svolgere la sua opera. Dalle parole di Dio Onnipotente comprendiamo che l'opera del Signore Gesù ha solo redento l'umanità, ma non l'ha salvata interamente dal peccato. E l'umanità non è sfuggita alle catene del peccato. Per cui Dio deve di nuovo venire nella carne per compiere un'altra fase della sua opera di salvezza. Questo è il solo modo per salvare completamente l'umanità dall'influenza di Satana. Se Dio fosse venuto nello spirito, non avrebbe potuto interagire con la gente e la sua opera non avrebbe dato risultati. Che cosa? Stai dicendo che Dio non ha salvato completamente l'umanità? Il fatto che diciate questo vi smaschera del tutto e vi rende falsi e ingannatori. Quando era sulla croce, il Signore Gesù affermò chiaramente: è compiuto. Egli aveva completato l'opera di salvezza dell'umanità. Ma tu stai dicendo che Dio non ha salvato completamente l'umanità, ed è un'idea assurda! Ha ragione! Lo disse il Signore Gesù stesso! Come potete rinnegare le parole del Signore Gesù? Come potete? Come potete? Pastore Chen, quando il Signore Gesù, inchiodato alla croce, disse: è compiuto, questo significava che l'opera di redenzione dell'umanità era terminata e non che fosse stato completato il suo piano di gestione per la salvezza dell'umanità. Se le parole «è compiuto» del Signore Gesù avessero inteso che tutta l'opera di salvezza dell'umanità di Dio era stata completata, allora come si adempirebbe la profezia del libro dell'Apocalisse sulla mietitura degli ultimi giorni? Inoltre, siamo stati redenti dal Signore Gesù, ma non siamo ancora del tutto liberi dal peccato. Anzi, noi pecchiamo spesso, ribellandoci e resistendo a Dio. Quindi, come potrebbe essere terminata la sua opera di salvezza? Dio è sempre fedele, e poiché vuole salvare l'umanità, lo farà in modo completo. Egli di sicuro non rinuncerebbe a nessuna parte del percorso della sua opera di salvezza. In effetti, il Signore Gesù fu solo un sacrificio per il peccato per l'umanità nell'età della grazia, e redense gli uomini dai loro peccati, in modo che potessero essere perdonati e che potessero essere degni di giungere di fronte a Dio a pregarlo e godere della pace e della felicità per aver ricevuto il perdono. Ma la natura peccaminosa degli uomini rimane ancora. Quindi, sebbene siano stati perdonati tramite la fede nel Signore, sono ancora incatenati e legati dai loro peccati. Spesso peccano e resistono a Dio, per cui Egli realizzerà un'altra fase dell'opera per trasformare l'umanità sulla base dell'opera del Signore Gesù, salvando completamente gli uomini dal peccato. E una volta che avranno affrontato l'opera di salvezza negli ultimi giorni, saranno sfuggiti alla corruzione ormai purificati, il piano di gestione di Dio per la salvezza dell'umanità sarà completato. Ciò adempirà quello che è scritto in Apocalisse 21, 5, 6. E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io fo ogni cosa nuova». Ed aggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci». Poi mi disse: «È compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita». Ciò vuol dire che quando gli uomini avranno abbandonato la loro indole corrotta e saranno stati trasformati in persone nuove, solo allora l'opera di salvezza dell'umanità da parte di Dio potrà essere completata. Pastore Chen, leggi bene questo verso. Adesso sentiamo cos'altro hanno da dirci, poi parleremo. Leggiamo altre parole di Dio Onnipotente. Anche se l'uomo è stato redento e perdonato per i suoi peccati, si pensa solo che Dio non ricordi le sue trasgressioni e non lo tratti di conseguenza. Tuttavia, quando l'uomo vive nella carne e non è stato liberato dal peccato, può solo continuare a peccare rivelando incessantemente l'indole satanica corrotta. Questa è la vita che egli conduce, un ciclo infinito di peccato e perdono. La maggior parte degli uomini pecca durante il giorno solo per confessarsi la sera. Perciò, anche se il sacrificio per il peccato è eternamente efficace per l'uomo, non sarebbe in grado di salvarlo dal peccato. È stata completata solo metà dell'opera della salvezza. Per l'uomo, la crocifissione di Dio ha concluso l'opera dell'incarnazione di Dio. Ha redento tutto il genere umano e gli ha permesso di entrare in possesso della chiave dell'Ade. Tutti pensano che l'opera di Dio sia stata pienamente compiuta. In realtà, per Dio, solo una piccola parte della sua opera è stata portata a compimento. Egli ha solo redento il genere umano. Non ha conquistato l'umanità. Tantomeno ha cambiato la cattiveria di Satana nell'uomo. Ecco perché Dio dice: «Sebbene la mia carne incarnata sia passata attraverso la sofferenza della morte, ciò non era l'intero obiettivo della mia incarnazione. Gesù è il mio amato figlio, che è stato inchiodato alla croce per me, ma egli non ha del tutto concluso la mia opera. Egli ne ha svolto solo una parte». Così Dio ha dato inizio alla seconda fase dei piani per continuare l'opera dell'incarnazione. L'intenzione ultima di Dio è di perfezionare e guadagnare tutti coloro che sono stati strappati dalle mani di Satana. Fratelli e sorelle, dalle parole di Dio Onnipotente possiamo comprendere che il Signore Gesù completò solo una fase dell'opera di salvezza, che Egli perdonò i peccati degli uomini, ma non trasformò la loro natura peccaminosa. Ecco perché essi peccano ancora e resistono a Dio. Adesso possiamo dare uno sguardo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle nel Signore. Dai pastori e dagli anziani, in alto, fino ai semplici credenti, esiste una singola persona che sia sfuggita al peccato e che non pecchi più? Nemmeno una. Senza eccezioni, tutte le persone sono controllate e vincolate dal peccato. Le persone hanno in sé un'indole corrotta, costituita da arroganza, egoismo, falsità e avidità. Anche quando non vogliono peccare, non riescono a evitarlo. Alcuni sembrano umili e gentili esteriormente, ma nei loro cuori hanno comunque un'indole satanica corrotta. Non è questo il genere di persone che Dio alla fine desidera guadagnare. Essi non sono in grado di obbedire alla sua volontà, non sono puri. Quindi finché le persone continuano a peccare, a essere soggette al controllo e alla manipolazione di Satana, significa che l'opera di salvezza dell'umanità da parte di Dio non è ancora giunta al termine. Per salvare l'umanità, egli deve continuare a compiere un'opera più grande e a realizzare una fase dell'opera per cambiare l'indole dell'umanità sulla base dell'opera di redenzione, in modo che gli uomini possano abbandonare il peccato. Quest'opera è compiuta da Dio nella carne che giudica gli esseri umani tramite le sue parole, in modo che essi siano purificati dal suo giudizio, possano entrare nel regno dei cieli e guadagnare la vita eterna. Dici che Dio compirà un'altra fase dell'opera. Anche se fosse così, egli non verrebbe a operare nella carne. Può farlo benissimo lo Spirito. Sì, lo Spirito di Dio può farlo. Amen. Pastore Chen, abbiamo già parlato a proposito di questa sua affermazione. Che Dio si faccia carne e compia la sua opera negli ultimi giorni è un fatto basato sui requisiti della sua opera. Altrimenti egli di sicuro non si sarebbe fatto carne. Ciò avviene perché con la sua opera, negli ultimi giorni, esprime parole per portare la gente alla verità. E lo Spirito non può avere un contatto diretto con l'uomo. Quindi, negli ultimi giorni, Dio deve manifestarsi all'umanità tramite l'incarnazione. Dici che Dio, negli ultimi giorni, esprimerà altre parole? Non è possibile! Esatto! Giusto. Il Signore Gesù ci ha già donato una salvezza completa e abbondante. E tutto ciò è stato adempiuto. Amen. Come potrebbero esserci altre parole di Dio? Inoltre, Ciò non fu mai profetizzato nella Bibbia. Il Signore Gesù non ne parlò mai. È una vostra invenzione. State ingannando le persone. È giusto! Fratello, leggiamo alcune scritture. Giovanni 16, 12, 13. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Ora, diamo uno sguardo ad Apocalisse 2,7. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ci sono anche Apocalisse 5,1 e 5,5. E vidi, nella destra di colui che sedeva sul trono, un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 suggelli. E uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone che è della tribù di Giuda, il rampollo di Davide. Ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 suggelli. Questi versetti dunque dicono: ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Ciò che lo Spirito dice alle chiese, scritto di dentro e di fuori. Da questo possiamo chiaramente comprendere che tanto tempo fa Dio profetizzò che avrebbe parlato ancora negli ultimi giorni e guidato le persone ad accedere a tutte le verità. Cioè, Egli compirà l'opera di apertura del libro e di rottura dei 7 sigilli. È l'opera che consiste nel pronunciare parole per salvare l'umanità e perciò deve essere compiuta nella carne. Se fosse compiuta nello spirito, la gente non comprenderebbe. Quando Yahweh Dio parlava, la sua voce era come un tuono e le persone non comprendevano. Leggiamo Giovanni 12, versetti 28-29. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Onde la moltitudine che era quivi presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Questa era chiaramente una voce che proveniva dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Per quale motivo le persone dissero che era un tuono? Lo avevano sentito tutti in modo sbagliato, davvero? No. Essi non capirono. Certo che no. Perché quando lo Spirito di Dio parla è proprio come un tuono. Nessuno poteva comprendere o avvicinarsi. Tuttavia, l'opera di Dio incarnato è diversa. Egli può fornirci una guida accurata attraverso le parole e obiettivi da perseguire. Non c'è bisogno di cercare a tentoni o indovinare. Possiamo sapere come agire in armonia con la volontà di Dio. Conosciamo tutti Matteo 18, in cui viene riportata la domanda di Pietro al Signore Gesù: Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Da questo possiamo comprendere che Dio incarnato può comunicare al genere umano la verità con chiarezza, dirci quale cammino dobbiamo intraprendere e consentirci subito di mettere direttamente in pratica la volontà di Dio. Quindi, Dio incarnato degli ultimi giorni è più capace di interagire con le persone e di fornire nutrimento e irrigazione con la verità. E ciò non può essere realizzato tramite l'opera dello Spirito di Dio. Sì, giusto. Sì. Giusto, sì. Sì, giusto. Leggiamo quello che viene rivelato nelle parole di Dio Onnipotente. La salvezza dell'uomo da parte di Dio non si compie direttamente per mezzo dello Spirito o in quanto Spirito, perché il suo Spirito non può essere né toccato né visto dall'uomo e non può essere da lui avvicinato. Se egli cercasse di salvare l'uomo direttamente alla maniera dello Spirito, l'uomo non sarebbe in grado di ricevere la sua salvezza. Se Dio non avesse indossato la forma esteriore di un uomo creato, egli non sarebbe stato in grado di ricevere questa salvezza. L'uomo, infatti, non può in alcun modo avvicinarsi a lui, proprio come nessuno poteva andare vicino alla nube di Yahweh. Solo diventando un uomo del creato, ossia mettendo la sua parola nella carne che diventerà, egli può instillare personalmente la parola in tutti coloro che lo seguono. Solo allora l'uomo può udire la sua parola, vedere la sua parola e ricevere la sua parola, e poi, attraverso di essa, essere pienamente salvato. L'opera dello Spirito è avvolta nel mistero. È difficile da capire e ancora più difficile da vedere per gli esseri immortali. E in questo modo essi possono contare solo su fantasie vuote. L'opera della carne, tuttavia, è normale, basata sulla realtà e in possesso di abbondante saggezza, ed è un fatto che può essere contemplato dall'occhio fisico dell'uomo. L'uomo può personalmente sperimentare la saggezza dell'opera di Dio e non ha bisogno di impiegare la sua fertile immaginazione. Questi sono l'accuratezza e il valore reale dell'opera di Dio nella carne. Lo Spirito può compiere solo cose invisibili all'uomo e per lui difficili da immaginare. Ad esempio l'illuminazione dello Spirito, il suo movimento e la sua guida. Ma per l'uomo, che ha una mente, queste cose non forniscono alcun chiaro significato. Esse forniscono solo movimento o un significato ampio e non possono fornire un'istruzione a parole. L'opera di Dio nella carne, però, è molto diversa. Fornisce una guida verbale accurata, presenta una volontà chiara e ha chiari obiettivi richiesti. E così l'uomo non ha bisogno di brancolare o impiegare la sua immaginazione, tantomeno di fare congetture. Questa è la chiarezza dell'opera nella carne e la sua grande differenza con l'opera dello Spirito. L'opera dello Spirito è adatta solo a un ambito limitato e non può sostituire l'opera della carne. L'opera della carne dà all'uomo obiettivi molto più precisi e necessari e una conoscenza di gran lunga più reale, valida, dell'opera dello Spirito. Fratelli e sorelle, dalle parole di Dio Onnipotente possiamo capire che l'opera di Dio nella carne può fornire alle persone parole accurate e la sua chiara volontà, ma la sua opera nello Spirito non consegue gli stessi risultati. Dopo la resurrezione e l'ascensione al cielo del Signore Gesù, lo Spirito Santo discese nel giorno della Pentecoste e i credenti vennero guidati dallo Spirito Santo. Tutti servirono Dio tramite la rivelazione dello Spirito e la comprensione della Bibbia. Ma poiché la gente aveva una comprensione diversa della rivelazione spirituale, nessuno poteva comprendere appieno cosa intendesse lo Spirito Santo. Ciò ha portato alla situazione attuale, con più di 2000 denominazioni diverse formatesi dalla dipartita del Signore Gesù. Tutte difendono la propria dottrina come volontà di Dio stesso, provocando il caos e la frammentazione nel mondo religioso. Ecco perché, solo grazie al fatto che Dio si è fatto carne negli ultimi giorni e sta compiendo l'opera di espressione di parole, egli può fornire all'umanità parole corrette e la corretta indicazione del cammino. Così possiamo conoscere la volontà di Dio senza annaspare o ricercare. Ciò non si può realizzare con l'opera dello Spirito. L'umanità non può comprendere l'opera dello Spirito. È vero. Non ci avevamo mai pensato prima. Sì. Voi non potete prendere posizione. Vi lascerete imbrogliare da questi pochi passi? Avete letto la Bibbia per nulla? Penso che voi tutti dovreste stare attenti e pregare molto il Signore, altrimenti sarete ingannati dal lampo da Levante. Proprio così. Ciò che predicate è eresia, è un inganno. Non ascolteremo più. Pastore Chen, andiamocene. Ascoltando saremo complici di questo male. Pastore Chen, non è possibile decidere alla leggera se questa sia la vera via o un'eresia. Emettere un giudizio arbitrario, senza fare ricerche e investigare la questione, sarebbe un passo molto avventato. Ripensi a quando il Signore Gesù venne a operare. Allora gli scribi e anche i farisei ebrei fecero affidamento sulle loro idee e immaginazioni e così decisero che la via del Signore Gesù era un'eresia. Loro credevano davvero di aver preso la decisione giusta. Ma qual è la realtà? Colui che condannarono e rifiutarono in realtà era il vero Dio, la vera via. Quindi dovremmo prima ascoltare ed esaminare ogni cosa chiaramente e poi prendere una decisione. Proprio come fu per Nicodemo, che era un capo dei Giudei. Poiché aveva veramente a cuore la ricerca di Dio, andò a visitare il Signore Gesù di notte per esaminare il cammino verso la rinascita. Come risultato, lui ricevette la grazia e la salvezza di Dio. L'opera di espressione di parole compiuta da Dio negli ultimi giorni è quella che la Bibbia chiama giudizio che inizia dalla casa di Dio, cioè l'opera di giudizio e purificazione dell'umanità attraverso l'espressione della verità. Lo Spirito non può compiere direttamente l'opera di giudizio. Questa fase dell'opera negli ultimi giorni deve essere compiuta da Dio nella carne. Un momento! In Apocalisse 20, 11, 12 viene detto: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavan ritti davanti al trono. Ed i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. Sulla base di questa scrittura, il giudizio degli ultimi giorni verrà eseguito dal cielo. Dio siederà su un grande trono bianco per giudicare tutta l'umanità. Non ha bisogno di farsi carne per compiere l'opera di giudizio sulla terra. Amen. Ciò che dite è davvero in contrasto con ciò che è profetizzato nella Bibbia. Sì. Ha ragione. Dio giudicherà tutti dai cieli. Non gli serve incarnarsi. Amen. È vero, come fanno a contraddire la Bibbia? Dalla Bibbia? Il pastore Chen ha ragione. Vanno contro le profezie della Bibbia completamente. Dovremmo approfondire. Il pastore Chen ha ragione, ma ciò che dicono è ragionevole. Ascoltiamoli. Dovremmo ascoltare cos'altro ci diranno. Sentiamo altre spiegazioni. Anche noi possiamo essere salvati. Non è facile abbandonare il peccato. Sul modo in cui il Signore realizzerà l'opera di giudizio, al suo ritorno, tutti abbiamo le nostre opinioni. Crediamo che al suo ritorno il Signore preparerà un'enorme tavola nel cielo, che siederà su un grande trono bianco con un'espressione di maestà e ira. Aprirà il libro in cui c'è scritta ogni cosa che ogni persona ha fatto in vita e chiamerà tutti di fronte al suo trono, perché confessino uno dopo l'altro tutti i peccati che hanno commesso. E quindi, in base a quanto male e quanto bene una persona ha compiuto, deciderà se è giusta o peccatrice. Anche se questa fantasia sembra ragionevole, sappiate che non è veritiera. Questo passo della scrittura è la trascrizione di una visione che Giovanni ebbe sull'isola di Patmos. Il divario tra visione e realtà è simile a quello tra cielo e terra. Quindi, non c'è motivo per cui dovremmo presumere che il giudizio di Dio negli ultimi giorni sarà eseguito dal cielo. In effetti, tanto tempo fa ormai, il Signore Gesù ci disse come e dove Dio avrebbe compiuto la sua opera di giudizio negli ultimi giorni. È solo che non ci abbiamo prestato attenzione. Leggiamo dei versetti della Scrittura. Per favore, prendete tutti Giovanni 5, 27. E gli ha dato autorità di giudicare perché è il figliuol dell'uomo. Vediamo anche Giovanni 5,22. Il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo. Questi versetti profetizzano in modo diretto che Cristo incarnato sarebbe venuto personalmente in mezzo all'umanità per compiere il giudizio. In particolare, le parole figlio e figliuol dell'uomo si riferiscono senza dubbio a Cristo nella carne e non allo Spirito, perché non ci si può riferire allo Spirito come figlio o figliuol dell'uomo. In questo modo non ci si può riferire ad altri che a Dio che si fa carne. Dio che si fa carne, come il figlio dell'uomo, ossia Cristo. Su questo non c'è alcun dubbio. Quindi possiamo comprendere che l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni sarebbe stata compiuta da Cristo nella carne, non dallo Spirito. Se invece fosse compiuta tramite lo Spirito, non si conseguirebbe il risultato del giudizio, della purificazione e della salvezza dell'umanità. Sì, ha ragione. È un'interpretazione sbagliata. Questi due versetti si riferiscono al Signore Gesù. Figlio. Figliol dell'uomo. Incarnazione. La Scrittura parla di figlio e figliuol dell'uomo. Il Padre ha affidato il giudizio al Figlio. Sembra proprio si riferisca all'incarnazione. Per questa domanda, leggiamo Giovanni 12, versetti 47 e 48. E se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, a chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Qui il Signore Gesù diceva che con la sua venuta egli non doveva compiere l'opera di giudizio, che il giudizio sarebbe stata l'opera degli ultimi giorni. Al suo ritorno il Signore Gesù avrebbe compiuto l'opera di giudizio tramite le parole e il Padre avrebbe affidato quest'opera al Figlio. Parlando del Figlio, chiaramente ci si riferisce all'opera compiuta nella carne. Leggiamo ancora qualcosa dalle parole di Dio Onnipotente. Come detto in precedenza, il giudizio comincerà dalla casa di Dio. Questo giudizio si riferisce al giudizio che Dio compie oggi su coloro che vengono dinanzi al suo trono negli ultimi giorni. Forse c'è chi crede in certe fantasie soprannaturali, come quella che quando arriveranno gli ultimi giorni Dio costruirà un grande tavolo in cielo, sul quale verrà stesa una tovaglia bianca. Quindi siederà su un grande trono e tutti gli uomini si inginocchieranno a terra. Dio dovrà poi svelare tutti i peccati formulati contro ogni uomo per stabilire se egli debba salire al cielo o essere inviato giù nello stagno di fuoco e di zolfo. Non importa quali siano le fantasie dell'uomo, la sostanza dell'opera di Dio non può essere modificata. Le fantasie dell'uomo non sono altro che costrutti dei pensieri umani e provengono dal cervello dell'uomo, sintetizzate e messe insieme sulla base di ciò che l'uomo ha visto e sentito. Di conseguenza, io dico, sebbene le immagini concepite siano geniali, non sono comunque niente più di un disegno e non possono essere un sostituto per il progetto dell'opera di Dio. D'altronde tutto nell'uomo è stato corrotto da Satana. Quindi come può egli comprendere i pensieri di Dio? L'opera e la parola del Dio incarnato, testimoniate dall'uomo, sono opera del giudizio davanti al grande trono bianco durante gli ultimi giorni, concepito dall'uomo in tempi passati. L'opera, che viene attualmente svolta da parte del Dio incarnato, è esattamente il giudizio davanti al grande trono bianco. Il Dio incarnato di oggi è il Dio che giudica l'intera umanità durante gli ultimi giorni. Sì, ecco quello che pensavamo. Negli ultimi giorni Dio disporrà la sua tavola in cielo per giudicare tutti. Sì. Per anni abbiamo fatto affidamento sulle nostre idee e immaginazioni, aspettando il ritorno del Signore, attendendo che Dio ci apparisse nei cieli in un corpo spirituale negli ultimi giorni ed eseguisse il giudizio dal suo grande trono bianco nel cielo. Ma ora, tramite Dio stesso che viene a compiere tutto questo, abbiamo finalmente capito che il giudizio di Dio dal grande trono bianco in realtà è il giudizio delle parole che Dio nella carne ha espresso. Oggi Dio incarnato è il Dio che giudica tutta l'umanità negli ultimi giorni. Ci sarebbe da riflettere molto. Beh, comunque sono... Buongiorno. Volete dell'acqua? Sì, sorella. Ti ringrazio. Ne prendo anch'io. Sì, va bene. Grazie. Oh Signore, oggi, ascoltando la loro condivisione, sono rimasto senza parole. Ciò che hanno detto era presentato in modo molto logico e tutto ciò che hanno letto era autorevole. Le loro risposte alle domande erano ben fondate e ho sentito il mio cuore illuminarsi. Non assomigliano proprio a ciò che dice il materiale antilampo da Levante. Signore, cosa sta succedendo veramente? Potremmo davvero essere noi a sbagliare. Non può essere. Ho sentito che tutti i membri del Lampo da Levante sono persone persuasive. Non posso essere abbagliato dalla loro presentazione esteriore. Tuttavia, ciò che hanno condiviso in comunione è chiaro e illumina il cammino. Non c'è modo di contestarlo. Signore, mio benevolo Redentore, tu sei la lampada dinanzi ai miei piedi e la luce sul mio sentiero. Ti supplico di guidarmi nel mio cammino. Se veramente ti sei fatto di nuovo carne per compiere la tua opera, e Dio Onnipotente è il tuo ritorno, Signore, ti supplico di illuminare e guidare il tuo Figlio in modo che possa capire. Io accetterò e obbedirò. Se tutto ciò non è vero, ti prego di proteggermi da questo inganno. Pastore Chen, bentornato. Eccolo, è tornato. Le sue parole. Fratello Chen, oggi fa freddo. Ecco, prendi un po' di tè per riscaldarti. Grazie. Basta per oggi. Abbiamo già parlato. Non c'è più niente da discutere. Fratello Cao, il Signore oggi ci ha concesso un'occasione unica. Se qualcuno di voi ha domande, che parli senza indugio. La venuta del Signore è una questione importante, per cui dobbiamo trattarla seriamente. Se non ne acquisiamo una chiara comprensione, sarà facile resistere a Dio. Sì, è vero. Giusto. È giusto. Leggiamo altri brani dalle parole di Dio Onnipotente. Perché quello che viene giudicato è l'uomo, che è di carne ed è stato corrotto. E non è lo spirito di Satana che viene giudicato direttamente. L'opera di giudizio non viene effettuata nel mondo spirituale, ma tra gli uomini. Nessuno è più adatto e qualificato di Dio nella carne per l'opera di giudicare la corruzione della carne umana. Se il giudizio fosse stato effettuato direttamente dallo Spirito di Dio, non sarebbe onnicomprensivo. Inoltre tale opera sarebbe difficile da accettare per l'uomo, perché lo spirito non è in grado di trovarsi faccia a faccia con l'uomo e per questo gli effetti non sarebbero immediati. Tantomeno l'uomo sarebbe in grado di contemplare l'inoffensibile indole di Dio in modo più chiaro. Se lo spirito avesse compiuto quest'opera direttamente, non sarebbe in grado di giudicare tutta la disobbedienza dell'uomo e non potrebbe rivelare tutte le sue iniquità. Poiché l'opera di giudizio viene effettuata anche attraverso le concezioni che l'uomo ha di Dio, ed egli non ha mai avuto alcuna concezione dello spirito. Lo spirito non è in grado di rivelare meglio l'ingiustizia degli uomini, né tantomeno di svelare completamente tale ingiustizia. Il Dio incarnato è il nemico di tutti coloro che non lo conoscono. Attraverso il giudizio delle concezioni e dell'opposizione dell'uomo nei suoi confronti, egli rivela tutta la disobbedienza del genere umano. Gli effetti della sua opera nella carne sono più evidenti di quelli dell'opera dello spirito. E così, il giudizio di tutta l'umanità non viene effettuato direttamente dallo spirito, ma è opera di Dio incarnato. Se lo spirito di Dio parlasse direttamente all'uomo, tutti si sottometterebbero alla voce, crollando senza parole di rivelazione, proprio come Paolo cadde a terra nella luce mentre era in viaggio verso Damasco. Se Dio continuasse a operare in questo modo, l'uomo non sarebbe mai in grado di conoscere la propria corruzione attraverso il giudizio tramite la parola e di conseguire la salvezza. Solo facendosi carne, egli può portare personalmente le sue parole alle orecchie di tutti, cosicché tutti coloro che hanno orecchie possano udire le sue parole e ricevere la sua opera di giudizio tramite la parola. Solo questo è il risultato ottenuto dalla sua parola, anziché la comparsa dello spirito che induce l'uomo alla sottomissione spaventandolo. Solo attraverso quest'opera concreta e straordinaria, la vecchia indole dell'uomo, nascosta nel profondo per molti anni, può essere pienamente rivelata, così che l'uomo possa riconoscerla e modificarla. Questa è l'opera concreta di Dio incarnato. Egli pronuncia ed esegue il giudizio in modo pratico, per raggiungere i risultati del giudizio sull'uomo tramite la parola. Questi sono l'autorità di Dio incarnato e il significato dell'incarnazione di Dio. Non avevamo mai sentito niente del genere prima. È vero. Sono cose che un essere umano non potrebbe mai dire. Sì, crediamo nel Signore da tanti anni, ma non avevamo mai sentito niente del genere. Già, ed è tutto spiegato così chiaramente. Queste parole sono così ragionevoli e molto pratiche. Lo sono. Ascoltandole il mio cuore è più leggero. Dite cose assurde. Qualunque cosa dicano, non possiamo farci convincere. Sì, noi dobbiamo difendere la via del Signore. Quelle che leggono sono veramente parole che nessun uomo potrebbe pronunciare. è possibile che sia davvero l'opera di Dio. Ma... Dalle parole di Dio Onnipotente possiamo comprendere che l'opera di giudizio negli ultimi giorni serve soprattutto a purificare e salvare l'umanità, in modo che gli uomini non commettano più peccati per poi confessarli, che possano abbandonare il peccato ed essere purificati. Per raggiungere questo scopo è necessario che Dio si faccia carne, che esprima le sue parole in modo molto pratico, che giudichi i peccati degli uomini, smascheri la loro indole corrotta e riveli la loro iniquità. Solo così tutti potranno riconoscere la loro indole corrotta, comprendere ciò che Dio richiede loro, liberarsi gradualmente dalle catene del peccato per riuscire a vivere la realtà delle parole di Dio. Se lo Spirito di Dio parlasse direttamente, tutti si prostrerebbero di fronte a Lui e nessuno oserebbe resistergli o ribellarsi. Questo perché nessuno ha idee riguardo allo Spirito di Dio. Invece, quando Dio si fa carne e compie la sua opera di giudizio, le idee, le immaginazioni, la resistenza e la ribellione nei confronti di Dio vengono del tutto smascherate. Questo consente a Dio di comprendere i fatti e smascherare la natura satanica delle persone, caratterizzata dalla resistenza a Dio, nonché di giudicare e castigare la ribellione e la resistenza degli uomini. Messi a confronto con le parole di Dio e smascherati dai fatti, gli uomini saranno obbligati a prostrarsi di fronte a Lui e ad accettare il suo giudizio e la sua purificazione. Parliamo ancora di un altro importante aspetto. Abbiamo già condiviso molto sul motivo per cui Dio si è fatto carne negli ultimi giorni. Un aspetto è quello di esprimere parole per compiere l'opera di giudizio e purificazione dell'umanità. Pensateci, cos'altro tutto questo potrebbe conseguire? In effetti, non l'avevamo mai considerato. Pastore Chen, vuole dire qualcosa? Questo aspetto è veramente un mistero. Vi prego, andate avanti. Il Signore Gesù profetizzò che negli ultimi giorni Dio avrebbe compiuto la separazione del grano dalla zizzania, delle pecore dai capri, dei giusti dai malvagi, dei buoni servitori da quelli cattivi, ricompensato i buoni e punito i cattivi. Sarà tramite la sua opera nella carne che Egli completerà tutto questo. Se Egli venisse a operare nel suo spirito, sia i buoni che i cattivi si prostrerebbero di fronte a Lui e gli obbedirebbero. Così non ci sarebbe modo di distinguere gli uni dagli altri. È Dio nella carne che smaschera del tutto le persone, perché è il figlio dell'uomo che possiede un'umanità normale. Dall'esterno è come un essere umano. Sarà allora che la ribellione e la resistenza a Dio della gente potranno essere smascherate. Questi sono i giorni dell'opera di Dio nella carne e il suo Vangelo viene diffuso con le sue parole. Prima che ce ne rendiamo conto, le pecore e i capri, il grano e la zizzania saranno separati. Il Signore Gesù disse che le sue pecore avrebbero ascoltato la sua voce e che coloro che veramente credono in Dio e hanno sete della verità sarebbero giunti tutti verso la luce, a condizione che ascoltassero la sua voce, così sarebbero tornati a Lui. Ma coloro che sono arroganti e odiano la verità, che condannano e rifiutano le parole di Dio, verranno smascherati ed eliminati, proprio come dice Dio Onnipotente. È a motivo del fatto che Cristo è il figlio dell'uomo e possiede una normale umanità che l'uomo né lo onora né lo rispetta. È a motivo del fatto che Dio vive nella carne che la ribellione dell'uomo viene portata alla luce nella sua totalità e vividezza. Pertanto affermo che la venuta di Cristo ha portato alla luce tutta la ribellione del genere umano, in tutta la sua evidenza, mettendone in risalto l'effettiva natura. Equivale al detto a tirare una tigre giù dalla montagna o a tirare un lupo fuori dalla tana. Dalle parole di Dio Onnipotente possiamo capire che Grazie alle parole di Dio e al suo essersi fatto carne, gli uomini verranno smascherati e i giusti separati dai malvagi. Come quando il Signore Gesù si è incarnato per la prima volta e gli svelò la natura degli ipocriti nel Tempio. I sacerdoti, gli scribi e i farisei, che credevano di essere fedeli a Dio, ma in realtà resistevano a Dio e odiavano la verità. Ugualmente, ora Dio si è fatto carne e sta parlando. E questo distingue quelli che credono veramente in Lui e cercano la verità da quelli che credono in Lui solo a parole, ma che poi di fatto gli resistono. Quindi, è grazie a Dio che si è fatto carne e ci ha rivelato la verità che si possono distinguere i giusti dai malvagi. Questo separa tutti quelli che amano la verità da quelli che la odiano, coloro che credono davvero da coloro che hanno una finta fede, e svela la natura satanica degli uomini, uno a uno. In questo modo tutti gli uomini seguiranno i loro simili. I buoni torneranno al bene, i malvagi al male. Questa è la saggezza dell'opera di Dio ed è anche la necessità che sta dietro l'opera che compie nella carne. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è davvero saggio. Se non facesse così, il grano e la zizzagna non ci sarebbe modo di separarli. Giusto. La loro condivisione sembra ragionevole. Negli ultimi giorni, Dio separerà le pecore dai capri. Ma può avvenire solo se egli viene nella carne. Se venisse in spirito, le persone non verrebbero smascherate. Proprio come se il Signore Gesù non si fosse fatto uomo. In quel caso i farisei non avrebbero mostrato la loro natura. Vero? Non c'è alcun fondamento. Su questo credo abbiate ragione. Alla venuta del Signore per il compimento dell'opera di giudizio, il grano e la zizzania, e le pecore e i capri, devono essere separati, ma ciò avverrà quando Dio ricompenserà i buoni e punirà i cattivi, e tutte le persone sulla terra piangeranno. Mi domando allora, perché Dio non lo fa già da adesso? Giusto. Ha ragione il pastore Chen. Sì, sarebbe più una domanda lecita. Pastore Chen, l'opera di Dio è suddivisa in diverse fasi. Egli non la compie tutta in una volta. La sua opera di giudizio è quella di purificazione e salvezza dell'umanità, ed è l'opera di classificazione delle persone. Non serve a condannare o eliminare nessuno direttamente. Riguardo all'opera di ricompensa dei buoni e punizione dei cattivi di cui abbiamo parlato, essa si compirà dopo l'opera di giudizio e la separazione delle pecore dai capri, del grano dalla zizzania, avverrà attraverso la rivelazione dell'opera di giudizio. Ciò vuol dire che mentre Dio, fattosi carne, pronuncia parole e compie l'opera di giudizio, coloro in grado di accettare il giudizio delle sue parole e di essere purificati sono quelli che saranno salvati. Ma coloro che rifiutano il suo giudizio, gli resistono e lo condannano, subiranno senza dubbio la sua punizione. In questo modo, quando tutti saranno mostrati per ciò che sono tramite la sua opera di giudizio, egli inizierà a punire ed eliminare i malvagi. Ma mentre viene compiuta la sua opera di giudizio, non verranno eseguite né la ricompensa dei buoni né la punizione dei malvagi. Fratelli e sorelle, leggiamo dei brani delle parole di Dio Onnipotente. Dio Onnipotente dice: lo scopo dell'opera di Dio sull'uomo è quello che egli possa soddisfare la sua volontà. E tutto viene fatto in vista della salvezza dell'uomo. Pertanto, nel periodo in cui salva l'uomo, Dio non compie alcuna opera di punizione. Sì, è vero. Nel periodo in cui salva l'uomo, Dio non punisce il male, né ricompensa il bene, e nemmeno rivela le destinazioni di tutti i diversi tipi di persone. Invece, solo dopo il completamento della fase finale della sua opera, egli eseguirà l'atto di punizione del male e di ricompensa del bene, e solo allora rivelerà il destino di tutti i diversi tipi di persone. Piuttosto che sostenere che questa è la conquista dell'umanità, sarebbe meglio dire che questo è mostrare come finirà ogni classe umana, ossia giudicare i peccati degli uomini e presentarne le varie classi, e così decidere se essi sono giusti o malvagi. All'opera di conquista segue quella di ricompensa dei buoni e di punizione dei malvagi. Coloro che obbediscono completamente, ossia quelli che sono conquistati completamente, passeranno alla fase successiva della diffusione dell'opera all'intero universo. Coloro che non sono conquistati si ritroveranno nell'oscurità e affronteranno la calamità. Pertanto l'uomo sarà classificato secondo il tipo. I malfattori saranno raggruppati con i cattivi per non vedere mai più la luce del sole. I giusti saranno raggruppati con i buoni per ricevere la luce e vivere per sempre in essa. L'essenza dell'opera di castigo e di giudizio operati da Dio consiste nel purificare l'umanità ed è in vista del giorno del riposo finale. Altrimenti, l'intera umanità non sarà in grado di seguire i propri simili o di entrare nel riposo. Tale opera è il solo percorso possibile affinché l'umanità abbia accesso al riposo. Solo l'opera di purificazione di Dio monderà l'umanità della sua ingiustizia e solo la sua opera di castigo e di giudizio porterà alla luce gli atti di disobbedienza compiuti all'interno dell'umanità, separando così coloro che possono essere salvati da coloro che non possono esserlo e coloro che rimarranno da coloro che non rimarranno. Quando la sua opera sarà compiuta, le persone che rimarranno verranno purificate e godranno di un'ancor più meravigliosa seconda vita umana sulla terra, entrando a far parte di un regno più elevato dell'umanità. In altre parole, entreranno nel giorno del riposo dell'umanità e vivranno insieme a Dio. Quanto a coloro che non possono rimanere, dopo essere stati sottoposti al castigo e al giudizio, le loro forme originarie verranno interamente rivelate e dopo di ciò saranno interamente distrutti e al pari di Satana non sarà loro ulteriormente concesso di vivere sulla terra. L'umanità del futuro non conterrà più alcuna traccia di questo genere di persone. Tali persone non sono adatte ad entrare nella terra del riposo definitivo, né sono adatte ad entrare nel giorno del riposo che Dio e l'uomo condivideranno, poiché sono oggetto della punizione e poiché sono i malvagi e non coloro che sono giusti. Le parole di Dio Onnipotente sono chiare. L'opera di giudizio e castigo negli ultimi giorni è l'opera di purificazione e salvezza dell'umanità. È anche l'opera di classificazione delle persone. Dio separa le pecore dai capri e il grano dalla zizzania, il che significa distinguere quelli che hanno una vera fede da quelli che ne hanno una falsa, i giusti dai malvagi. Solo dopo questo egli ricompenserà i giusti e punirà i malvagi. E così facendo riuscirà a convincere l'intero genere umano. Ecco perché l'opera di ricompensa dei buoni e di punizione dei malvagi si compirà solo dopo il completamento dell'opera di giudizio. E mentre sta compiendo l'opera di giudizio, di sicuro noi non potremo vedere Dio punire i malvagi. Da quando è iniziata l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni, molti fratelli e sorelle che aspirano alla verità, che hanno udito la voce di Dio, sono già tornati a Lui senza alcun indugio. E queste sono le pecore buone che Dio chiama a sé. Ma quelli che resistono follemente a Dio, che inventano dicerie e bestemmiano Dio, e anche quelli che impediscono agli altri di accettare la vera via, verranno riconosciuti come zizzania. Questo perché l'opera di Dio contiene davvero una grande saggezza. Soltanto questo tipo di giudizio può mostrare chi è questo o chi è quello tra tutte le creature. Fratello Chen, puoi accettare questa condivisione? La tua condivisione sembra ragionevole. Fratello Chen, dobbiamo prendere una posizione. Siamo capi e collaboratori nelle nostre chiese. Se andiamo fuori strada, i credenti ne soffriranno. Giusto! Pastore Chen, non deve dimenticare ciò che abbiamo detto ai nostri fratelli e sorelle, che allontanarsi dalla via del Signore non è una questione da nulla. È vero! Fratello Cao, è proprio perché sono il capo della mia chiesa che resterò per poter esaminare la questione e chiarire se si tratti della vera via o di una falsa. Così mi assumerò la responsabilità delle vite di fratelli e sorelle. Così posso veramente esserne responsabile. Il pastore Chen sì, giusto. Hai sentito? È vero. Così si dimostra responsabilità per le loro vite. Come può davvero dire che è giusto? Ho ascoltato e ritengo che abbiano ragione. È vero, anch'io penso che dovremmo riflettere bene e credere è così. Sia opportuno. Per favore, calmatevi e restate seduti. Ascoltate ancora. Per favore, siediti con noi. Leggiamo un altro brano delle parole di Dio Onnipotente? Questa volta Dio viene a compiere l'opera non in un corpo spirituale, ma in uno assai ordinario. Non è soltanto il corpo della seconda incarnazione di Dio, ma anche il corpo in cui Dio ritorna. È una carne assai ordinaria. In lui non puoi vedere nulla che sia diverso dagli altri, ma puoi ricevere da lui le verità che non hai mai udito in precedenza. Questa carne insignificante è la personificazione di tutte le parole di verità provenienti da Dio che intraprende l'opera di Dio negli ultimi giorni. È un'espressione dell'intera indole di Dio che l'uomo è chiamato a conoscere. Non desideravi intensamente vedere il Dio del cielo? Non desideravi intensamente di capire il Dio del cielo? Non desideravi intensamente vedere la destinazione dell'umanità? Egli ti rivelerà tutti questi segreti che nessun uomo è mai stato in grado di rivelarti, e ti dirà perfino delle verità che tu non capisci. È la tua porta verso il regno, la tua guida verso la nuova era. Sì. Le parole di Dio ci dicono chiaramente che Dio Onnipotente, Cristo degli ultimi giorni, è colui che esprime tutte le verità ed è la nostra porta per entrare nel regno. Accettando l'opera di giudizio attraverso le parole di Dio Onnipotente, attraverso Lui possiamo guadagnare tutte le verità, comprendere tutti i misteri di Dio in cielo e inoltre capire la sua indole giusta. Possiamo conoscere la destinazione e l'esito finali dell'umanità. Dio si è fatto carne ed è venuto a operare negli ultimi giorni. Questo è della massima importanza per noi, esseri umani corrotti. Solo se accettiamo le verità espresse da Dio Onnipotente, possiamo guadagnare la lode del Signore Gesù ed essere degni di entrare nella porta del regno. Rendiamo grazie a Dio. Dio Onnipotente, Cristo degli ultimi giorni, è il Signore Gesù che aspettavamo. Solo se accettiamo le verità da Lui espresse, possiamo essere purificati ed entrare nel regno di Dio. Giusto. Non c'è affatto da stupirsi che così tanti credenti abbiano accettato il lampo da Levante e non vogliano più separarsene. Sembra proprio che abbiano trovato la vera via, la fonte dell'acqua viva. Sorella Fang, non parlare con tanta leggerezza. E lei, Pastore Wang, con quello che ha detto, ha tradito il Signore. Come collaboratore della Chiesa, sta conducendo i fedeli all'apostasia. Come ne renderà conto al Signore? Giusto! Il Signore le ha concesso tanta grazia, ma lei è ingrato e lo abbandona. In cosa allora è diverso da Giuda? Il Signore Gesù fu inchiodato alla croce per la nostra redenzione e lei adesso lo tradisce in questo modo? Fratello Cao, sorelle, vorrei che non foste così arrabbiati e vi calmaste un attimo. Non possiamo restare calmi. Quello che hanno predicato non ha nulla a che fare con la nostra fede. Ma lei, come se niente fosse, crede in ciò che dicono. Io ora non posso far altro che maledirvi nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fareste meglio ad andarvene, altrimenti non so cosa potrebbe succedere. Perché vi comportate così? Ho invitato queste tre sorelle da noi. Abbiamo ascoltato la condivisione e ciò che hanno detto è del tutto ragionevole. Dalla loro condivisione possiamo stabilire che Dio si è davvero fatto carne ed è tornato. Vale la pena investigare su questo. Anche se adesso non siamo in grado di comprenderlo completamente, dobbiamo fare attenzione a come parliamo, per non resistere al Signore. Proprio come dice la Bibbia, ma se è da Dio, voi non li potrete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Bisogna approfondire. Dice questo. Queste parole non si può più far finta di nulla. Hai sentito? Sì, non dovreste sollicitarci così. Fratello Cao, è vero che in passato abbiamo sempre avuto molti pregiudizi nei loro confronti. Ma dopo aver ascoltato la loro condivisione di oggi, io ho compreso che non è affatto come pensavamo. Inoltre, è una condivisione in armonia con la Bibbia. Credo che, prima di parlare, dovresti ascoltare. Pastore Chen, pensavo che lei comprendesse la Bibbia meglio di tutti. Non immaginavo che sarebbe cambiato. Giusto! Se vuole il mio consiglio, dovremmo andarcene da qui. Non ascoltiamoli un minuto di più. Andiamo. Fratello Cao, se vuoi andartene, non posso impedirtelo. Spero solo che tu non emetta giudizi a caso prima di essere certo se questa sia o meno la vera via, altrimenti offenderai Dio. Io invece voglio restare. Ascolterò ancora. Rendiamo grazie al Signore. Sono convinto che il Signore resterà con noi. Fratelli e sorelle, andiamocene. Andiamo. Non dobbiamo ascoltarli più. Andiamo. Basta così, stanno solo tentando di ingannarci. Sì, andiamo, non ascoltiamo più. Ascoltate, non andatevene, ascoltate. Ce ne andiamo come subito. Tutto più chiaro. Andiamocene. Leggiamo altri brani dalle parole di Dio Onnipotente. Dio stesso è la vita e la verità. E la sua vita e la sua verità coesistono. Coloro che sono incapaci di acquisire la verità non acquisiranno mai la vita. Senza la guida, il sostegno e l'approvvigionamento della verità, acquisirai soltanto lettere, dottrine e per di più morte. La vita di Dio è onnipresente e la sua verità e la sua vita coesistono. Se non riesci a trovare la fonte della verità, non acquisirai il nutrimento della vita. Se non riesci ad acquisire l'approvvigionamento di vita, sicuramente non avrai alcuna verità. Coloro che possono seguire l'attuale opera dello Spirito Santo e sono in grado di seguire le orme di Dio, andando perciò Dio ovunque Egli li conduca, sono persone benedette da Dio. Coloro che non seguono l'attuale opera dello Spirito Santo non hanno avuto accesso all'opera delle parole di Dio. E per quanto si sforzino, o per quanto grande sia la loro sofferenza, o per quanto corrano qua e là, nulla di tutto questo ha alcun significato per Dio ed Egli non li elogia. Oggi, tutti coloro che seguono le attuali parole di Dio sono nella corrente dello Spirito Santo. Coloro che sono estranei alle parole di Dio oggi sono al di fuori della corrente dello Spirito Santo e simili persone non sono elogiate da Dio. Essere in grado di obbedire e seguire il Dio di oggi e ottenere l'accesso in conformità con i nuovissimi discorsi di Dio, soltanto così si può seguire l'opera dello Spirito Santo ed essere nella corrente dello Spirito Santo. Dio porterà a compimento queste cose. Farà venire dinanzi a Lui tutte le persone dell'universo e farà in modo che tutti adorino il Dio in terra. E la sua opera in altri luoghi cesserà e la gente sarà costretta a cercare la vera via. Accadrà come avvenne con Giuseppe. Tutti vennero a lui per il cibo e si prostrarono davanti a lui per questo. Al fine di evitare la carestia, le persone saranno costrette a cercare la vera via. L'intera comunità religiosa sta soffrendo una grave carestia e solo il Dio di oggi è la vera fonte di acqua viva, colui che possiede la fonte che scorre in eterno, fornita per il beneficio dell'uomo, e la gente verrà e dipenderà da lui. Sappiamo tutti che solo Dio è la verità, la via e la vita. Egli è la sorgente della vita umana e soltanto se troviamo le sue orme possiamo guadagnare nutrimento nella vita. Sì. Oggi Dio si è fatto carne e ha ripreso l'opera dello Spirito Santo in ogni luogo. Ed egli sta compiendo tutta la sua opera in quelli che seguono le sue orme. Questo consente loro di essere nutriti e dissetati dalle parole di Dio, oltre che di essere appagati nello Spirito. Essi seguono sì. Dio e intraprendono il cammino della ricerca della verità con la massima fiducia. Sì, giusto. E che dire delle altre chiese? Che sono precipitate in uno stato di carestia e siccità. Questa è la causa della desolazione che osserviamo in così tante chiese. Sì, anche io. Ed ecco perché, se non riusciamo a tenere il passo con quello di Dio, non potremo mai essere nutriti e dissetati dalle acque vive della vita di Dio. È proprio come quando il Signore Gesù venne a operare. Gli scribi e i farisei nei templi difendevano solo le parole e l'opera precedenti di Dio. Essi resistettero all'opera e alle parole del Signore Gesù. Le rifiutarono e non stettero al passo con Dio. Che belle parole, di conseguenza, persero il nutrimento vitale di Dio, precipitarono nelle tenebre e persero la salvezza di Dio. E ora, negli ultimi giorni, solo se riusciremo a mantenere il passo con l'opera di Dio, saremo in grado di essere nutriti e dissetati in tempo dalle acque vive della vita di Dio. Sì. E questo perché soltanto Dio è il nostro buon pastore. Come è scritto in Giovanni 10:10, io son venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Se saremo in grado di trovare la fonte della verità, potremo guadagnare il vero nutrimento nella nostra vita. Sì. Rendiamo grazie a Dio. Con questa condivisione ho capito che la causa della desolazione nelle chiese non proviene dall'uomo. Sì, è l'opera di Dio che è cambiata. Giusto. E non siamo rimasti al passo con essa. Non stupiamoci se, pur avendo provato di tutto, non abbiamo saputo dare alla Chiesa vita nuova. Sì, sì. Questo è davvero un adempimento della Scrittura. Se Yahweh non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se Yahweh non guarda la città, invano vegliano le guardie. Sì, è così vero. Sì. La vostra condivisione concorda con la Bibbia. La Chiesa è desolata perché Dio ha compiuto una nuova opera. Eppure noi non siamo stati in grado di seguirla. È vero. Ora finalmente capisco il significato della profezia del libro di Amos. Ringrazio veramente il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Il fatto che oggi tutti comprendiate e accettiate queste parole è la rivelazione dello Spirito Santo e dell'amore di Dio. Sì, sì, giusto. Vera. Leggiamo un altro brano delle parole di Dio Onnipotente. Vi prego di andare a pagina 1451. Durante gli ultimi giorni, Cristo utilizza una serie di verità per insegnare all'uomo, rivelarne l'essenza e analizzare le sue parole e le sue azioni. Queste parole comprendono diverse verità, quali il dovere dell'uomo, come l'uomo dovrebbe obbedire a Dio, come dovrebbe essergli fedele, come dovrebbe vivere la normale umanità, così come la saggezza e l'indole di Dio e così via. Queste parole sono tutte dirette all'essenza dell'uomo e alla sua indole corrotta. In particolare, le parole che rivelano come l'uomo rifiuta Dio vengono pronunciate a proposito di come l'uomo sia la personificazione di Satana e una forza nemica di Dio. Quando Dio compie il lavoro di giudizio, egli non si limita semplicemente a chiarire la natura dell'uomo solo con poche parole, ma compie la rivelazione, il trattamento e la potatura a lungo termine. Tale metodo di rivelazione, di trattamento e di potatura non può essere sostituito con parole ordinarie, ma con la verità che l'uomo non possiede affatto. Solo tale modo di lavoro viene considerato giudizio. Solamente attraverso tale giudizio l'uomo può essere persuaso, pienamente convinto all'ubbidienza verso Dio, e inoltre può ottenere la vera conoscenza di Dio. Ciò che il lavoro di giudizio realizza è la comprensione da parte dell'uomo del vero volto di Dio e la verità riguardo alla sua ribellione. Il lavoro di giudizio permette all'uomo di ottenere molta comprensione della volontà di Dio, dello scopo della sua opera e dei misteri che non possono essere compresi dall'uomo. Inoltre, consente all'uomo di riconoscere e conoscere la sua sostanza corrotta e le radici della sua corruzione, come pure di scoprire la sua bruttezza. Questi effetti si realizzano tutti tramite il lavoro di giudizio, perché la sostanza di tale lavoro è di fatto l'opera di svelare la verità, la via e la vita di Dio a tutti coloro che hanno fede in Lui. Le parole di Dio Onnipotente sono universali. Esse ci hanno davvero rivelato tutte le verità necessarie. Il modo in cui la gente dovrebbe vivere una normale umanità, il modo di svolgere il nostro dovere e credere in Dio. Queste verità ci sono state dette affinché noi le mettiamo in pratica. Ecco perché qualunque cosa affrontiamo nella nostra vita, possiamo trovare un cammino da seguire proprio nelle parole di Dio. Le sue sono parole molto accurate e chiare, non sono mai confuse e mai vaghe, sono molto concrete. Quindi abbiamo compreso che Cristo degli ultimi giorni, Dio Onnipotente, porta a tutti noi la verità, la via e la vita. Questo è assolutamente vero. Il mio cuore è rallegrato. Sono felice della vostra condivisione. Rendiamo grazie a Dio. Sì, solo Dio è la via. Se non ci avesse indicato la direzione, dove staremmo andando adesso? Giusto. Sì. Fratelli e sorelle, leggiamo altri brani delle parole di Dio Onnipotente. Vi prego di andare a pagina 1460. Il Cristo degli ultimi giorni dona la vita e offre la via duratura e perpetua della verità. Questa verità è il cammino attraverso cui l'uomo guadagnerà la vita. È l'unico cammino con cui egli conoscerà Dio e sarà da lui approvato. Se non cerchi la via della vita offerta dal Cristo degli ultimi giorni, non otterrai mai l'approvazione di Gesù e non avrai mai i requisiti per varcare la porta del regno dei cieli. Poiché sei un fantoccio e un prigioniero della storia. Coloro che sono governati da regole, da lettere e incatenati alla storia non potranno mai guadagnare la vita e acquisire la via perpetua della vita. Questo perché tutto ciò che hanno è acqua torbida rimasta stagnante per migliaia di anni, anziché l'acqua di vita che fluisce dal trono. Fratello Chen, per favore, continua. Coloro che desiderano guadagnare la vita senza fare affidamento sulla verità pronunciata da Cristo sono le persone più ridicole della terra. E coloro che non accettano la via della vita apportata da Cristo sono persi nella fantasticheria. Per questo dico che quanti non accettano il Cristo degli ultimi giorni saranno per sempre disprezzati da Dio. Cristo è la porta dell'uomo verso il regno durante gli ultimi giorni che nessuno può evitare. Nessuno può essere reso perfetto da Dio se non attraverso Cristo. Tu credi in Dio e così devi accettare la sua parola e obbedire alla sua via. Non devi pensare soltanto ad acquisire benedizioni senza ricevere la verità o accettare l'approvvigionamento di vita. Cristo viene negli ultimi giorni affinché tutti coloro che veramente credono in Lui possano essere dotati di vita. La sua opera ha lo scopo di concludere la vecchia età e inaugurare quella nuova. Ed è il cammino che va intrapreso da tutti coloro che vogliono accedere alla nuova era. Se sei incapace di riconoscerlo e invece lo condanni, lo bestemmi o perfino lo perseguiti, sei destinato a bruciare per l'eternità e non entrerai mai nel regno di Dio. Infatti, questo Cristo è egli stesso espressione dello Spirito Santo, espressione di Dio, colui a cui Dio ha affidato la sua opera in terra. Per questo dico che, se non riesci ad accettare tutto ciò che viene fatto dal Cristo degli ultimi giorni, tu bestemmi lo Spirito Santo. La giustizia divina a cui andranno incontro coloro che bestemmiano lo Spirito Santo è evidente a tutti. Dalle parole di Dio Onnipotente possiamo comprendere che solo Dio è la verità, la via e la vita. E solo le parole pronunciate da Dio incarnato negli ultimi giorni sono sorgente di acqua viva. Se rifiutiamo Dio incarnato o gli resistiamo, non otterremo il nutrimento dell'acqua viva. E allora precipiteremo nella desolazione e nelle tenebre. Ecco perché solo Cristo degli ultimi giorni può essere la nostra porta per il Regno e la sola via per guadagnare la vita eterna. Sì, le parole di Dio Onnipotente contengono potere e autorità. Non possiamo più resistere e condannare questa verità. Anzi, dobbiamo studiarla con attenzione. Certo. Sì, il Lampo da Levante è la vera via, è chiaro. È l'opera del Signore Gesù ritornato. Avremmo dovuto cercarlo e studiarlo molto prima. Non dovevamo condannarlo con leggerezza. Hai ragione. Prima sapevo solo seguire gli anziani, resistere a Dio e condannarlo. Non ho mai cercato per conto mio. Ma da oggi, grazie alla vostra condivisione, il mio cuore è molto più leggero. Sì, sì. Anche il mio. E inoltre ascoltavo quelle menzogne e resistevo a Dio. Ma ora, grazie allo studio e alla ricerca, ho compreso che il Lampo da Levante è davvero la vera via. Le parole di Dio sono la verità, è un fatto che non si può contestare. Sì, sì, sì. Dio si è incarnato ancora una volta per operare. E questa è una salvezza enorme per noi esseri umani. È vero, è vero. Sì, è così. Fratelli e sorelle, oggi Dio Onnipotente ci ha portato le preziose parole di vita. D'ora in poi, più leggeremo le sue parole, più comprenderemo. Sì. Perché Dio ha davvero voluto rivelarci tutti i misteri. Sì. Le cose di cui abbiamo parlato oggi sono tutte cose che abbiamo compreso con le sue parole. Ma la nostra comprensione è ancora limitata. Sì. E ci sono molte verità che non siamo in grado di condividere. Abbiamo bisogno di leggere per conto nostro più parole di Dio. D'accordo, certo. Sì. Leggeremo. Fratello Chen, il problema della desolazione della Chiesa è risolto. Sì. Col tempo andrà sempre meglio. Se Dio non si fosse fatto carne per salvare l'umanità, ma avesse compiuto la sua opera attraverso lo Spirito, sulla base della corruzione dell'umanità, saremmo solo stati puniti da Dio. La nuova incarnazione di Dio è veramente la salvezza dell'umanità. In questi ultimi anni, nei loro sermoni, i pastori hanno ripetuto le solite vecchie cose e io stesso sono rimasto senza niente da dire. Leggere oggi le parole di Dio è come scoprire una sorgente nel deserto. Il mio spirito ha guadagnato nutrimento e sostegno. L'Onnipotente ha pietà di questi esseri umani che soffrono profondamente. Allo stesso tempo, egli è stanco di queste persone senza consapevolezza, perché deve aspettare troppo a lungo per ricevere una risposta da loro. Egli vuole cercare, cercare il tuo cuore e il tuo spirito. Vuole portarti acqua e cibo e svegliarti, in modo che tu non abbia più né sete né fame. Quando sarai stanco e quando comincerai a sentire la desolazione di questo mondo, non essere perplesso, non piangere. Dio Onnipotente, l'osservatore, accoglierà il tuo arrivo in qualsiasi momento. Egli è al tuo fianco che osserva e aspetta il tuo ritorno. Egli attende il giorno in cui a un tratto ti tornerà la memoria, quando diventerai cosciente del fatto che sei venuto da Dio, che a un certo punto ti sei perso in qualche modo, cadendo privo di conoscenza al lato della strada, e poi del fatto che inconsapevolmente avevi un padre. Ti renderai inoltre conto del fatto che l'Onnipotente è stato sempre a guardare, in attesa costante del tuo ritorno. Dio! Finalmente sono tornato al tuo fianco, qui davanti a te. E finalmente ho potuto dissetarmi e saziarmi con le tue parole. Dio! Ti rendo grazie per la tua misericordia e la tua pazienza. Ricordatelo, Dio non ricomincerà mai altrove. Porterà a compimento queste cose. Farà venire dinanzi a Lui tutte le persone dell'universo e farà in modo che tutti adorino il Dio in terra, e la sua opera in altri luoghi cesserà e la gente sarà costretta a cercare la vera via. Accadrà come avvenne con Giuseppe. Tutti vennero a lui per il cibo e si prostrarono davanti a lui per questo. Al fine di evitare la carestia, le persone saranno costrette a cercare la vera via. L'intera comunità religiosa sta soffrendo una grave carestia e solo il Dio di oggi è la vera fonte di acqua viva. Colui che possiede la fonte che scorre in eterno, fornita per il beneficio dell'uomo, e la gente verrà e dipenderà da lui. Andiamo a pagina 9. Perciò, dal momento che stiamo cercando le orme di Dio, dobbiamo cercare la volontà di Dio, le parole di Dio, le enunciazioni di Dio, poiché dove ci sono le nuove parole di Dio, c'è la voce di Dio. E dove ci sono le orme di Dio, ci sono le opere di Dio. Dove c'è l'espressione di Dio, c'è l'apparizione di Dio. E dove c'è l'apparizione di Dio, esiste la verità, la via e la vita. Da queste parole di Dio possiamo comprendere che solo Lui è sorgente di acqua viva, e solo stando al passo con la sua nuova opera possiamo guadagnare nutrimento dalle acque della vita. Questo è il solo modo in cui i nostri spiriti possono essere dissetati e saziati, perché Dio è la verità, la via, la vita. sbrighiamoci. Oggi dobbiamo arrivare presto. Va bene. Possiamo andare. Piacere. Salve. Pastore Chen. Buongiorno. Salve a tutti. Come va? Fratello Chen, vi aspettavamo. Siete venuti presto. Sedetevi pure. Sì, sedetevi pure qui. Sì, cominciamo. Grazie. Che bello. Vedendo oggi che i nostri fratelli e sorelle sono al passo con la nuova opera di Dio e partecipano al suo banchetto della vita, provo una sensazione di pace che non avevo mai provato così prima d'ora. Per noi questa è proprio la misericordia e la salvezza di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La fede in Dio ci rende più sicuri. Non credete anche voi? Sì. Pensavo che per me fosse troppo partecipare una volta alla settimana alle funzioni, ma ora le attendo con ansia. Sì, anche per me è lo stesso. Dopo la funzione di solito lasciavo la Bibbia in chiesa, non la leggevo a casa. Lo facevo solo in chiesa, ma ora con le parole di Dio Onnipotente è diverso. Sì. Rendiamo grazie a Dio per averci scelto. Rendiamo grazie a Dio. Cantiamo un inno delle parole di Dio, numero 230. Sì. Va bene. Dio ha portato la sua gloria a est. Amen. Ora riesco a comprendere che senza l'opera di Dio e il nutrimento delle sue parole è normale per le persone indebolirsi e per le chiese diventare desolate. Per quanto si lavori sodo, non servirà a niente. Tutti coloro che oggi tengono il passo con l'opera di Dio sono veramente diversi, sono tutti pieni di vita, sono tutti liberi e senza catene. Le benedizioni di Dio sono veramente su di noi. 看见白云朵朵，看见果实累累。